calcio d'inizio, cronometrino, inizia la stagione. Ragazzi, che sia una grande stagione a tinte nerazzurre. Ecco che Gocciak dice si va, e allora 3, 2, 1, si va! Inizia la stagione, buona stagione a tutti! Verticale per Wesley, colpo di tacco per Milito, può metterla in corsia per Palacio, attenzione Rodrigo, può entrare in aria, arriva come una furia Milovic, palla dentro, ancora Versajevic, guadagna il fondo, pericolo, il cross, si rifugia in calcio d'angolo Chivu, palla dentro a cercare Milito, quasi, mi va in tapin, ma c'è Blažević che recupera facile, Taquino assolutamente intonso fino a questo momento, adesso avanzano con Oremush che carica il destro e il primo tiro verso la porta, non nello specchio della porta, termina lato di 2 o 3 metri. Milito prova ad andare a prendere questo pallone, ce la fa, attenzione Diego, attenzione, la palla buona, Wesley solo, finta, Wesley, attenzione il tiro, a gol, 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 Snyderman è 1-0, Inter in vantaggio, il gol di Wesley. La palla rubata, Milito fa una grande giocata, fa una grande giocata, il primo gol è di Wesley Sneijder, il primo gol della stagione, porta la firma di Wesley Sneijder che ha voluto saltarli proprio tutti per andare a gol. Vediamo la palla vagante, l'esperienza di Milito, poi è bravo Wesley ad accompagnare e qua dice tiro subito, no faccio una finta, ne faccio un'altra, ma certo che sì, ne faccio un'altra ancora, op, e la palla va nell'angolo. Niente da fare per il portiere, Inter in vantaggio, il gol di Sneijder al minuto 18, al primo affondo è arrivata la zampata dei nostri campioni ed eccolo qua, lo rivediamo ancora una volta, la magia con cui Wesley manda a sedere tutta la difesa e mette alle spalle dell'incolpevole, in questo caso Goran Blažević, c'è un lancio lungo, cercare Milito, posizione regolare e ha perso il passo, mi ha perso il passo, mi ha perso il passo, peccato. L'apertura su Johnny, largo sulla destra, ecco servito Rodrigo Palacio, può andare al centro, palla per Milito ma calcia male, la palla gli rimbalza male. Andrijašević al limite per Ozobic, allarga, pericolo, attenzione, può andare al tiro, rimpallata la conclusione di destro di Jozinovic. Siamo ai 22 metri, allarga per Iuto, può andare al cross dalla destra, dalla sinistra, palla dentro, è gol, 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 vediamo se c'è una deviazione, il gol dobbiamo darlo però a Nagatiello, perché il suo cross diventa complice una, penso, deviazione. Sneijder l'allarga per Iuto, che arriva dentro l'area di rigore, poi da lì può cercare il taglio dentro per Milito, e vediamo, c'è il tiro. Eh no, è l'errore, è proprio una deviazione maldestra di Malocia, vedete che tenta con il tacco di allontanare questo pallone e il cross di Nagatomo spiazza letteralmente Blažević e allora l'arbitro dice basta, così, finisce 2-0, primo tempo, Sneijder al 18, il raddoppio di Nagatomo al minuto 43, una buona Inter, inizia il secondo tempo. E allora nell'Inter non c'è più Christian Chivu, c'è Walter Samuel. Corner battuto, palla dentro! Oh, Cuciu! Che opportunità ghiotta! Guardatelo, tutto solo Cambiasso, da lì allarga troppo la giocata, ma clamorosa l'opportunità. Palacio, bello il tocco per Wesley di prima, per Johnny che arriva di grande gamba, può metterla al centro per Milito che attacca al primo palo di tacco, mi cerca la giocata spettacolare Principe, e allora fuori Wesley e dentro Coutinho, palla dentro per Palacio, intanto cerca di andare al cross smorzato ma la deviazione costringe Blažević a dover mettere il pallone in calcio d'angolo. Coutinho, Palacio sullo stretto, il cut, la magia, la piazza, il cut, la piazza, e che gol Coutinho, 3-0, e che gol Coutinho, il gol del 3-0, bellissimo il colpo a giro e questa è classe pura ragazzi, e qua c'è il cashmere nei piedi, la rapidità dell'1-2 con Palacio e c'è il gol del 3-0 che porta il nome di Philippe Coutinho, vediamo, Palacio gli mette una gran palla, lui da lì
la piazza a giro, beffando letteralmente il portiere avversario. Un gol pregevolissimo, bellissimo. È il terzo gol in maglia nerazzurra per Coutinho. Un gol pesante perché tecnicamente fa una giocata notevole e a questo punto mette veramente un'ipoteca alta alla qualificazione con il gol del 3-0. E c'è il cambio in casa Inter, fuori Milito e dentro Livaia. Ripartono loro con un'azione che si sviluppa sulla sinistra. Attenzione, palla dentro, Maglizza è solo, ma sciupa l'occasione. Attenzione però l'errore di Silvestre, pericolo, è solo, contropartita, il tiro si apre, apre le ali Batman e chiude la porta che diventa una lucina piccola piccola. Johnny pronto ad andare al tiro, il suo destro è murato dal corpo di un difensore, recupera il guaro, si mette la palla sul sinistro, la sua rasoiata è un pelo d'erba velenoso. Johnny prova ad andare dentro, gioco di gambe, salta un uomo con il sinistro, prova a piazzarla e che gran parata Blažević. Palacio prova ad entrare dalla destra, salta l'uomo, il suo destro, il tiro è murato in calcio d'angolo. Attenzione il lancio lungo per Palacio, c'è spazio per un'ultima azione. Livaia si propone al centro, Palacio guadagna al fondo, il cross, Coutinho anticipato di testa dall'intervento di un difensore e qua forse finisce il match, ma c'è ancora un tentativo e c'è un grande Guarin che va a riprendersi una palla contro un ragazzo del 93, freschissimo perché è appena entrato e lui dopo 92 minuti ha la forza per andare a inseguirlo e rubargli il pallone. Applausi a Guarin, applausi ai nostri ragazzi, complimenti a tutti perché hanno giocato una ottima partita contro i generosi ragazzi dell'Hajduk. La vittoria per 3-0 nel match di andata porta i nomi di Sneijder, Nagatomo e Coutinho, autori dei gol, ma io dico porta la firma di Andrea Stramaccioni e di tutti i ragazzi scesi in campo questa sera.